Tommaso Montanari, organizzatore dell'evento, c'è materia per tutti qua, sia positiva che negativa. Certo, è una giornata importante per noi perché gli storici dell'arte riscoprono il senso vero della loro professione, che non è quello di organizzare mostre, non è quello di organizzare intrattenimento a pagamento, ma è quello di aiutare i cittadini a ritrovare i nessi con i monumenti, a ristabilire il nesso che c'è fra le pietre storiche e il popolo. Questo è il senso della nostra presenza qua. La giornata si è intitolata La ricostruzione civile, non alla ricostruzione materiale, che è importante ma è una parte. La parte davvero importante è la ricostruzione del tessuto civile del centro storico dell'Aquila, che vive se si riempie di nuovo dei suoi abitanti. Io parto dalla previsione possibilistica del sindaco, che appare discutibile, no? Lei ha visto com'è la situazione, questi 5 anni cosa le fanno pensare? Ma io penso che delle scadenze bisogna darsele, quindi il sindaco fa bene a darsi una scadenza. La carenza di risorse, l'incertezza su quando arriveranno rende in realtà qualsiasi previsione del tutto teorica. Credo che la battaglia da compiere è proprio che questi discorsi che si fanno si traducano in realtà. Oggi è una giornata molto importante per l'Aquila, proprio perché il fatto che siano accorsi all'Aquila almeno 1000 storici dell'arte di tutta Italia vuol dire creare nel paese una coscienza, contribuire a creare nel paese una coscienza molto più profonda di quello che sta, della gravità di quello che sta accadendo. Ora hanno sbagliato un po' a destra e manca anche l'ultimo governo, non è insomma che si è distinto anche come atti concreti. No, diciamo che nell'ultimo anno qualcosa è successo grazie, credo, a Fabrizio Basca, a Barca, cioè sono partiti più cantieri, la soprintendenza, c'è un certo, io sono stato all'Aquila nel marzo dell'anno scorso, di cantiere ce n'era uno, ora mi dicono che sono 23 cantieri aperti, 23 sono 23 volte più. Del ministro Ornaghi, che magari non ne sapeva molto di quello che doveva sapere. Il ministro Ornaghi si è dimostrato completamente disinteressato, nel senso che non ha mostrato mai il minimo interesse per i beni culturali dell'intero paese e dunque anche per l'Aquila. Non è mai venuto, non ha mai sentito il bisogno di venire. Bella differenza col ministro Brahe, che è appena diventato ministro, dopo 2 giorni è venuto all'Aquila. Mi sembra che sia questo un grande segno di sensibilità. Il ministro Ornaghi purtroppo è stato un assoluto disastro, però siamo molto lieti che non sia più ministro. Magari la presenza può incentivare qualche pensiero positivo, però sono gli atti concreti, no? Gli atti concreti non dipendono dal solo ministro dei beni culturali, perché il bilancio di cui il ministero in questo momento dispone è molto ristretto. Perché i vari carrozzoni tra le soprintendenze e le direzioni regionali non vengono un po', diciamo così, sistemate? Ecco, mi lasci passare questo termine. Ma il problema, prima ancora di questo, prima ancora di fare ulteriori riforme del Ministero, se ne sono state negli ultimi anni almeno 4, ma queste riforme, le riforme si sono sempre accompagnate a un taglio dei fondi. Allora, non c'è nessuna struttura al mondo che può funzionare senza un centesimo. La prima cosa da fare, bisogna razionalizzare le strutture, questo ci sarebbero delle cose da fare, ma bisogna simultaneamente incrementare le risorse. Non dobbiamo dimenticare che nel luglio del 2008 il governo Berlusconi tagliò di 1,5 miliardi di euro i fondi del Ministero per i Beni Culturali. Monti non è stato capace di rimettere, posso aggiungere questa cosa, come dire? Non è che non è stato capace, non ha voluto proprio. Monti ha ritenuto questa cosa del tutto secondaria, come dimostra la nomina di una persona incompetente come Ornaghi, unico ministro non tecnico di un ministero tecnico. Nella testa di Mario Monti purtroppo i beni culturali non sono mai stati una priorità, e non è che il governo tecnico non ha incrementato i fondi, li ha tagliati ulteriormente e Ornaghi se li ha fatti tagliare passivamente. Lei oggi è davvero sicuro, quantomeno così pensa, che ci potrà essere qualcosa di positivo, che si potrà vedere qualcosa di positivo di qui a 10 anni? Io i 5 del sindaco neanche li voglio considerare. Non penso, spero. Quindi cosa lascia intendere, professore? Lascio intendere che la speranza, non solo che la speranza è l'ultima a morire, che è giusto sperare nelle istituzioni, perché ripristinare il centro storico dell'Aquila e ripristinare l'uso della legalità e la maestà della legge. Quindi io devo sperare da cittadino che la legge funzioni, che la Costituzione sono soltanto va. I soldi che fanno la differenza, come dire, più ce ne sono e più andiamo avanti, è una questione anche di coscienza. Senza soldi non si fa nulla. I soldi più la coscienza fanno qualcosa. Io credo che ci voglia, sia giusto sperare, ma la vera speranza è quella che si accompagna minuto per minuto alla voglia di combattere.
perché quella speranza diventi realtà. Ma qualche responsabilità dopo 4 anni a qualcuno bisogna pur darla. La responsabilità di questo Stato è la decisione del governo Berlusconi di abbandonare il centro storico costruendo le new town. È molto semplice, io lo dirò nel mio discorso fra poco. È una responsabilità molto diretta e molto semplice, lo dirò nel modo più chiaro, è una decisione consapevole di abbandonare il centro storico dell'Aquila al suo destino per poter favorire le imprese che dovevano costruire le new town. Ci sono anche 30.000 persone che sono riuscite ad entrare a pochi mesi dal terremoto dentro una casa, hanno avuto una casa, non sono state nei container, nelle tende. Sì, non sono state nei container, nelle tende, ma sono in delle case dove non esiste alcuna tipo di vita sociale. Sono state delle città satelliti costruite molto male e poi si continua a dire non sono state nei container, nelle tende, come se non ci fossero ormai dei container che sono estremamente attrezzati, che costerebbero un quinto di quanto sarebbero costate quelle cose, e invece costruendo dei quartieri stabili si è sostanzialmente condannato a morte il centro storico dell'Aquila senza alcun piano se non quello di far lavorare le imprese e di dare i soldi a quelle imprese che hanno costruito. Questo io lo trovo irresponsabile.